Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti al nostro Otto Volante. Un Otto Volante diverso, speciale, particolare, estivo se volete, oppure festivaliero. Sì, perché vogliamo parlarvi del Festival del Jazz di Pescara, ma ve ne parliamo come? Ospitando qui una delle stelle della jazz di questo 2015 qui a Pescara, il cattivo del cinema, la nuova voce, la voce di Frank Sinatra, Robert Davi, eccolo qua. Faccio un applauso io a Robert Davi. Grazie, perché Pasquale. È un grande onore averlo qui nel nostro studio e io ringrazio per questo il collega giornalista e amico, ma anche musicista, cantante, sì, e tante altre cose, Paolo De Carolis. Grazie a voi. E poi c'è un assistente De Massis, grazie, italianissimo, sì. Quindi. Sì, pescaresissimo. 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 Vive in America da 10 anni. Da 10 anni, sì. Però sono tornato a pescare. Sì. E accompagni questa sera qui Robert. Con noi Robert Davi, il quale dice così all'inizio un saluto ai telespettatori. Sì, sì. Ciao, tutto è Abruzzo e Pescara. È un gran onore per me tu arrivato in sul paese con io in nato America, mio anima cori in Italia. So, ciao a tutti. Ha detto tutto in 2 secondi. Possiamo andare via a questo punto? Possiamo andare via. No, noi lo vogliamo vedere, ascoltare. Diciamo insomma che sabato lui è la stella al Festival del Jazz e canta Frank Sinatra, che ha la stessissima voce di Frank Sinatra. Sì, stesso timbro. The same voice. The same voice. Stesso perché Sinatra con mezzo siciliano, mezzo genovese. E io mezzo napoletano e mezzo siciliano. È un autore, è Sinatra con un gran artista in cinema, però un training, how do you say training? Allenatore. L'allenatore in l'opera. Sì. È il primo cantatore di popolare combinazione di tecnico del bel canto con popolo musica. Perché? Sono io. It's better English, then we translate. Insomma, c'è il DNA del cantante. No, c'è anche una scuola che passa attraverso alcuni vocal coach, come si direbbe, oggi in America, che hanno anche un po' in qualche modo formato quel tipo di stile che comunque appartiene alla tradizione culturale del bel canto italiano. L'Italia nel mondo. He studied with an opera singer. Yeah. Sinatra studied with an opera singer. I studied with an opera singer, Tito Gobbi in Firenze. Hanno avuto maestri. Sì, aspetta, ma ne parliamo, sta bruciando tutte le tappe. Quiet. Stop. Quiet. Piano piano. We have time. Calma. Allora, Davi, attore principalmente, adesso cantante, regista, insomma personaggio a tutto tondo nel panorama delle arti in America. Allora, attore ed è un cattivo lui, bel ragazzo. Non solo cattivo, più romantico. I played il buono in a TV series called Profiler. I was il buono. Ha recitato anche parti la parte anche del buono. Di buono, sì, sì. Sì. Però, insomma, ma io noi... mi core in canzone. Si realizza con la canzone anche. Sì, sì. Adesso se dovesse scegliere di farne uno solo di questi mestieri, regista, attore, cantante, quale sceglierebbe? What would you like, you know? Sì. If you gotta choose from, you know, being sì. a singer. Da cantatore. Cantatore. Sì. E allora facciamo una cosa, Paolo, lo dico anche a De Massis, sì. Lo vogliamo ascoltare, Davide? Dobbiamo. Siamo qui per quello. Allora, ascoltiamo una registrazione fatta negli Stati Uniti con Robert Davi che canta Sinatra. Vediamo. You're riding high in April, shot down in May, but I'll never change my tune. When I'm back on top in June, I say that's life, as funny as it seems, yeah. You know, some people get their kicks,
whole world keeps spinning around. I've been a puppet, a pirate, a pauper, a poet, pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I fix myself up and get back in the race. That's life, that's life. I can't deny it. You know, I thought of quitting, baby, but this old heart just ain't gonna buy it. And if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna take a big bird and then I'll fly. I've been a puppet, a pirate, a poet, a pauper, pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life, that's life. I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if there's nothing shaking this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My Robert Davi, That's Life, ed è qui nel nostro studio questo splendido attore, splendido cantante, una voce veramente meravigliosa, ma lui c'ha, lo dicevamo prima, il DNA italico e quindi è un cantante nato. Il nonno era di Palermo, il padre era di Palermo, la madre era di Nusco, in provincia di Avellino. Sì. Nusco ha dato i natali a un politico. Sì, Demita. Demita, bravo. Sì, conosci. Ha conosciuto Demita? Sì, conosciuto. Quindi sì. Nusco è nota per questo, oltre che per essere la patria della madre di Robert Davi. Sì. I was in Ischia, I got an award, sì. Pascal Vince Domine does un gran festa. Pascal Vince Domine. Cinema, sì. E musica. And mio zio Tony Renas, was there. Renas. And I went from Ischia, then we went to Napoli, sì. And I had them drive me to Nusco, to Avellino, and I saw for the first time, la prima volta visto. Mi paese di mia nonna, il suo paese della nonna. Ho visitato. Stefano Rullo, sì. E Michalina Biancanillo. Un nonno. Michalina Biancanino e sua nonna, sì. Giusto? Sua nonna. Madre. E lo stava dicendo prima, lui a 19 anni già cantava. Sì, sì. Giusto? When he was 18 he was already singing. Sì, sì, sì. Ma sì, cantava sì. Le opere liriche? Sì, l'opera lirico. Sì, molto piace l'opera. O canzone popolare. Sì. But napoletane magari. Napoletane, no? Sì. Napoletane. But mostly the opera. La maggior parte delle canzoni erano di opera. I was a baritone, sono baritono. Come cuore di tenore. Come un tenore. È un baritono con il cuore con del il tenore. Cuore da tenore, sì. Perché in l'opera il cattivo è baritono. Sì. So I love singing the American songbook and canzone popolare because the baritone can still be the romantic. Yeah. È un romantico, sì, è un romantico, ma musica. I baritoni, sì, sì. Nelle canzoni popolari interpretano spesso le canzoni romantiche. E quindi, come diceva, arriva da una famiglia che si era data allo spettacolo. La nonna cantava al Teatro San Carlo a Napoli, sì. E lui, diceva prima, si è esibito in un provino davanti a Tito Gobbi addirittura. Sì, Tito Gobbi. Io cantare in America. And I had a difficulty. I was, like I said, I was singing my higher tessitura. Yeah. I was singing as a tenor. Yeah. And I wrote Tito Gobbi a letter in Italy. Uh-huh. And he wrote me back saying, I will be at the Metropolitan Opera in April doing Tosca, Scarpia. Yeah? Sì. He says, this will be my number.
called me at this time period, un gran signore, Gobbi. Ha detto... Sì, praticamente prego. Ha detto che ha scritto una lettera a Tito Gobbi, gli ha mandato il numero di telefono, l'ha chiamato, gli ha detto guarda io sarò lì a fare l'opera, a cantare per l'opera, e quindi si sono incontrati lì. Ha detto che è stato un gran signore perché gli ha dato piena disponibilità. And then I met him and I sang for him and his wife. His wife, per lui e per sua moglie. Sì, his wife was the sister of un gran basso profondo, Boris Christoph. Era la sorella di Boris Christoph. Sì. So, it was famous. Yes, molto famoso. So I sang for both of them, and he said, "C'è voce, c'è bella voce." Che bella and, voce. Suo padre invece, che cosa faceva suo padre? Your father. What did Cantava, he do? Faceva l'attore. Mi padre, un uomo con sogni. Ma io non realizzato. Sì, qual era il suo sogno? Sogno attore, cantatore. Cantatore. Ma io papà, babbo in molto lavoro con un gran padre. Un grande lavoratore. Un grande lavoratore. Big brother, big worker. Big worker. To support la famiglia. Insomma, il sogno di suo padre lo ha realizzato lei. The dream of your father, you know. Fare il cantante, fare l'attore, insomma fare... Si sta addirittura commuovendo momento, Davi, ricordando la sua famiglia. So che da piccolo ha parlato italiano. Sì, ma lui parlava l'italo-americano, come si usava per... Lo slang, no? Lo slang. Lo slang italo-americano. Quando ero giovane, parlavi molto italiano. La prima lingua italiana, mio papà. La prima lingua italiana. Spoke perfetto siciliano. Siciliano. Sì, sì. Mia mamma è napoletana. Napoletana e siciliana, è confusa. Quindi uno slang, quello di broccolino. Sì, è broccolino. Sì, broccolino. Broccolino. Come un Kobe Broccoli. Tu conosci Kobe Broccoli? Yeah. Un gran maestro di cinema. Insomma, io vorrei far notare ai telespettatori, un duro come Robert Che Davi, si è commosso ricordando il papà. Si è commosso ricordando la sua famiglia. Ecco, il cattivo del cinema. Ecco, il cattivo. Posso fargli una domanda? Silenzio, non lo facciamo sapere in giro. No, se no diventi... Senti, il tuo rapporto con Frank Sinatra invece. Sì, il mio first film con Sinatra. Sì. I did my first film with Sinatra. Era con Frank Sinatra. And un gran personaggio. And was very helpful in my career. In un buon amico. La sua carriera. Yeah, Sinatra was the... he did... beside his Picasso's contribution to la musica, Sinatra was a man that gave a huge social contribution. He was the first singer, actor, superstar to come out against racial bigotry and anti-Semitism. Un primero. So un gran maestro di... Il primo artista che ha praticamente collaborato... Giustizia sociale. Mm-hmm. La giustizia sociale delle razze, capito? Anche per il fatto delle minoranze. Delle minoranze, sì. And that's a big effect for me. That's besides la musica. I chose to then show, because he was my friend, un parte di Sinatra that they don't talk about a lot. Una parte di Sinatra che nessuno sa. Che nessuno sa. Sì, quindi gli ha mostrato dei valori della vita, ed non solo da cantante, ma anche da attore. Da uomo. Sì, da uomo. Come si fa con gli amici. Come si fa con gli amici, come diciamo. Si fa con gli amici. Sì. E for the Italian... American immigrant, the Italian immigrant. Per gli italiani immigrati in America. He gave the big dignity to Italian immigrant. Ha dato una grande dignità per tutti. Ha dato dignità e aiuto, anche aiuto morale. Morale. Sono stati riconoscibilità, insomma, della bontà delle persone, dei lavoratori che si sono rimboccati le maniche, hanno anche scalato poi posizioni di successo in America, come lui stesso, come tanti altri personaggi tantissimi. Che dall'Italia sono partiti. Tanti abruzzesi, ricordiamolo, perché l'Abruzzo è terra di emigrazione. No? Io molto. Cugini primi che vivono in America sono andati lì con i fratelli di mio nonno, sono rimasti lì, vivono tra Filadelfia e New York, tantissimi a Baltimora, ci sono tanti italiani in tutta America, ma c'è stato quel grande momento di emigrazione nel Novecento che
poi ha fatto una generazione di geni come, come la loro. Questi e sono veramente grandi ambasciatori del... Molti personaggi hanno origine abruzzese, personaggi dello spettacolo, di Ennio Fly hanno, ma Gabriele anche Dean Martin, io parlo di personaggi che sono, hanno Dean avuto Martin, fortuna. Sì, guarda, faccio una citazione. Perry Como, ma un grande abruzzese, Dean Martin, la figlia di Dean Martin, un grande amici miei. Sì, Dean Martin, Dino dice, Crocetti, yeah, Dino Crocetti di Montesilvano. Però faccio una citazione che ai più sfugge e che è difficile da trovare. In occasione del funerale di Kennedy, il direttore della, di quella banda che accompagnò il feretro era un abruzzese illustre, un grande direttore d'orchestra che si chiama, non so se vive ancora, Rocky Valente. Stato un grandissimo musicista, partito anche lui da, da queste parti, credo dal Teramano, ma ha fatto una grandissima carriera fino ad accompagnare, certo nel momento, però è stato un grande musicista. Grandi suonatori che sono partiti dall'Italia e hanno trovato fortuna in America. Dobbiamo dirla, l'America è stata davvero una grande madre per quegli europei e soprattutto per quegli italiani che insomma nei momenti difficili cercavano fortuna. All'America bisogna dire grazie. Bisogna dire grazie, sempre. Bisogna dire che hanno potuto esprimere il loro talento in, nella massima libertà. Sì, quando qua c'era fame lì infatti, c'era benessere. Sì. Robert Davi, i cantanti italiani che lei ha ascoltato, che preferisce, perché insomma al di là di Frank Sinatra, in Italia chi sono quelli che lei considera in qualche modo personaggi? In singers? Sì, in singers. Oh, molto, of course, Bocelli. Bocelli. I met, he was in Ischia. So sì, I, you know, I also had dinner with him in Los Angeles, but Bocelli. I like Zucchero. Zucchero. Adriano Celentano. Of course, zio Tony Renes. You know, zio. Quando? Ho letto che gli piace molto Paolo Conte. Paolo Conte è molto grande. Mi piace molto. Quando registi i miei film, sì, un gran... I was in the Roma Fest. Sì. The Duke. The Duke. I have to thank Piero De Tassis. Because of Tony Renes, he heard about my film, told Piero De Tassis, and I come to Italia in the Roma Fest. Then Ezio Greggio brings me to Monaco, un gran persona and a friend of mine. La portata a Monaco, ho capito, Ezio Greggio. Sì, so, e poi, insomma, and Paolo Conti, la musica per mi film, I use molto differente di Paolo Conti, and è una tribute di Nino Rotta, sì, Nino Rotta inside sì, the cinema, colonna sonora dei film di Fellini, sì, tra l'altro, sì, no? Sì, sì. Come cose mi piace la cinema italiana, Fellini, Rossellini, De Sica, Mario Monicelli, Ettore Scola, un grande Ettore Scola, tutti li conosci, tutti li conosci. Lui è sangue. Però ho letto che preferisce molto i film comici che fanno ridere. Totò, per esempio. Totò, un gran Totò di Napoli. Sì, il Conte, no? Totò. Il Conte. E poi ho letto il pure che gli piace il nuovo Cinema Paradiso, i Vitelloni. Sì, sì, lui... Perciò ricordava prima Flaiano. Flaiano, sì. Flaiano, un gran maestro di cinema, 8 e mezzo. È un abruzzese, Pescara. È andato a Pescara, I want to go to see his... Dove vedere la sua casa, his house. Dove... La Dolce Vita, i Vitelloni, sì, Le Notte di Cabiri, o il Flaiano. Lui è già da qualche giorno a Pescara, lui vero? Il 16 è arrivato. Ieri sera. E quindi già ha visto la casa di Flaiano? No, la dobbiamo portare. A vedere. Casa D'Annunzio. Sì, Casa D'Annunzio, sì, lo portiamo a Corso Mantovani. D'Annunzio, un gran emarata di un gran attrice, scrittore, sì. Sì, sì, scrittore, sì. But he had a love affair, sì, with Eleonora Duse. Come? Un grande love affair. Non solo Eleonora Duse. Arriviamo a Caruso. He was a big lady lover. Yes, I know, but he broke her heart. Yeah. But that's what era innamorato perso. That's what made her, when he broke her heart, that's what made her in gran... Adesso arriviamo a Caruso, praticamente. Sì, tra un po' siamo... Facciamo tutta la scala. Però bella quella... Quella immagine che ha dato di Frank Sinatra, no? Sì. Frank Sinatra visto come questo monumento alla monumento musica che ha e al... nel privato detto, caratteristiche diverse. È uscito un uomo veramente dipinto a tinte veramente molto, molto forti. Umane. And I want to say also J-Ax.
un grande amici miei. Sì, Ajax, con il quale ha fatto un disco, ha fatto un videoclip. Un videoclip insieme, no? Sì, un videoclip. We went to, cos'è, la voce di Italia. Come. Io voglio ascoltare ancora Frank Sinatra. Vogliamo farlo? Chi è? Voglio ascoltare ancora Frank Sinatra. Ossia, Robert Davi che canta Sinatra. Vediamolo. The world on a string, sitting on a rainbow, got that string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I've got a song that I sing, I can make the rain, come shine. I meet you and to me the world is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar. Yes, indeed, it may proceed to tell you that you're marvelous, tell you that you're wonderful again, 'cause I've got you under my skin, and I love you under my skin. They have all come and gone. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up and fly away. Wait till you see that sunshine place. There ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, it'd be fine. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. We're on that road to romance, that's safe to say, but let's make all nice work if you can get it. And you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Beh, questo è un piccolo capolavoro, in qualche modo un medley delle canzoni di Frank Sinatra interpretate da Robert Davi, ed è difficile distinguere, lo dicevamo qui mentre andava in onda il filmato, la voce originale di Frank Sinatra da quella sua, sembra quasi che lo stesse doppiando. No, è pazzesco, perché se chiudi gli occhi e ascolti questi brani, pensi, fai veramente fatica a capire Sinatra, che non sia Sinatra, infatti. Cioè ha un livello, ma il timbro è particolarissimo, cioè sembra quasi lo stesso apparato vocale di Sinatra. Avete visto durante l'esibizione delle recensioni di giornalisti, di giornali, di critici che così commentavano i brani e le esibizioni di Robert Davi in questo videoclip. Mostruoso. Veramente complimenti. Grazie. Sono incantato dalla voce di Robert Davi. Grazie. Poi, and I want to thank Lucio Fumo. Lucio Fumo perché una,
my first primo concerto in Italia, totale. Volevo ringraziare Lucio Fumo, sì, perché è il primo concerto, la prima data importante, sì. Cioè un artista così, che arriva così importante, così conosciuto, che arriva in Italia dopo tanti anni per la prima volta a Pescara, è anche un merito che va all'organizzazione e per noi motivo di orgoglio. Sì. Infatti alla presentazione lui ha un volto conosciutissimo, attore famosissimo, eccetera, si stentava a capire chi fosse, che fosse anche un cantante che potesse anche cantare, e invece lui canta poi recita, poi recita. Diceva, and that also part of my band, I'm having the quartet, but the guy Emilio Rodecchio da Abruzzese, uno dei quattro Emilio Rodecchio da Abruzzese, con quale suonerà. Emilio Rodecchio, un gran vibrofonist nel mondo, in tutto il mondo. Come si chiama? Lui, Emilio Rodecchio. Lui era è l'unico che è rimasto della banda di... Lui suonava anche con Frank Sinatra prima. 1959, he's the only living person that worked with Sinatra. È l'unica persona che è rimasta viva che lavorava con Sinatra. Italy, when he came to Italia, with a sextet. Sinatra came with a sextet a couple of times to Italy, and it was on the television, different TV shows. No, the last time Sinatra was in Torino, 1986. Fece un concerto a Torino. Sinatra e portò questo vibrafonista. Sì. Lui è l'unico rimasto comunque della banda. Sì, dal 59 che suona con... È un abruzzese, ma non so di dove. Neanche io so di dove. Pescara. È di Pescara. Ah, addirittura. Abbiamo avuto una notizia anche che non sapevamo. Allora, Robert Davi, a questo punto, la prima volta che canta a Pescara, poi continuerà il suo tour in Italia, no? Sì, no, I have to go to America. To America? Sì, and then I have to do a few concerts in America. And Fernando, and then return. Deve andare a cantare a Nusco. Sì, sì, at some point. Oh, Palermo. Palermo, well, I'm from here. I go to Palermo. Ah, dopo di qua. To Torretta. Sì. To meet the beautiful people of Torretta. They're making me an honorary citizen of Torretta. Gli danno un onore il 20 la cittadinanza onoraria. Una cittadinanza onoraria, quindi andrà a parlare con il sindaco, quindi faranno la cittadinanza Torretta? Onoraria. A Torretta. Quindi vicino Palermo, vicino 20-30 minuti di 30 montagna di con la macchina. Bene, io potrei concludere qui, volevo soltanto chiedergli qualche cosina sulla sua attività di attore, di regista, che sta facendo in questo momento, oltre a che cantare. Due scritto, sì. One I finito, sì. And the new one I'm going to write that I hope to shoot in Italy. Sì. I have un'idea per la filmando in Italia, un gran interesting storia. Una storia interessante che girerà in Italia? Sì, praticamente ha già un film completo che ha già scritto, ne vuole scrivere un altro e questo qui lo girerà specialmente in Italia e avrà degli artisti e attori italiani pure. Il Duke è andato bene. Duke sta buono. Magari in Abruzzo, girare qualche scena in Abruzzo. Sì, we're going to come to all the regioni. Perché we in the film, we're mirando per una particola cosa italiani. I'm not going to say, because I don't want to give the story. Ha detto che non ci but non vuole dirlo ora, però. We travel tutte le regioni d'Italia to find this specialty. Particolarità. And it become romantico. Romantico, commedia. Italiano. Sì. Poi allora lui si è sdoganato adesso. Sì, oramai. Cantando Frank Sinatra si è sdoganato, non è più il duro, il cattivo, no. È buono. È buono, il cuore buono e poi il cuore degli italiani. No, non ricordi questo. Calma, eh? Sì, il cattivo anch'io. Qualche volta. Perché solamente due cantatori. Quando dice I break your leg e creo. Sinatra say I break your leg, you believe it. Quando io break your leg. Perfetto. No. Davi, salutiamo chi ci ha ascoltato, i telespettatori, gli italiani, gli abruzzesi in modo particolare. Facciamo un saluto? Sì, saluto abruzzesi, tutte gente in Italia.
perché è molto molto simpatico. Quando anyone I meet is very very open and I feel like tutti i miei cucini. So grazie and siamo I hope tutti you come tutti vieni a cantare. Io voglio uno canto mi cuore per lui. Grazie, grazie a De Carolis, grazie, grazie a Robert Davi, grazie, grazie a De Massis per la partecipazione. E allora, grazie. Questo era Robert Davi che canta Sinatra, Festival del Jazz di Pescara, grande serata per una stella del cinema che è diventato un grande cantante. Grazie telespettatori, ci vediamo nelle prossime occasioni con Otto Volante. Arrivederci.